benvenuti. Siamo a 180 secondi tra sport e psicologia e con noi oggi abbiamo Caterina Dotto, playmaker della nazionale italiana di pallacanestro, in procinto tra l'altro di conseguire la sua seconda laurea. Caterina, qual è stato il tuo primo approccio allo sport e cosa pensi ti abbia insegnato in questi anni? Il primo approccio allo sport l'ho avuto quando ero una bambina, si andava a giocare al campetto con gli amici a basket, a calcio. E inoltre ho potuto fare un mese di ginnastica artistica, però poi ho capito che il basket era la mia vera passione. E il basket mi ha dato veramente tantissimo in questi anni. Partiamo da tutti i valori che può dare uno sport di squadra, quindi la determinazione, il sapersi sacrificare, la condivisione di un obiettivo con le compagne. E poi mi ha dato la possibilità di conoscere tantissime persone che tuttora sono importantissime nella mia vita, e questo credo sia proprio un bellissimo regalo che mi ha dato lo sport. E inoltre mi ha fatto conoscere anche culture diverse, perché ho avuto la possibilità di viaggiare. Si parla sempre più di aspetti psicologici, no? Legati alla prestazione. Qual è stata la tua esperienza riguardo a questo? Allora, diciamo che io sono riuscita ad avere esperienza dell'aspetto psicologico a seguito del mio infortunio, quindi ho potuto, diciamo, comprendere quanto fosse importante questo aspetto che prima probabilmente sottovalutavo. Invece adesso mi sta dando veramente tantissimo, perché sono molto più consapevole di quello che sento, non solo poi in relazione allo sport, ma alla vita in generale. Mi ha aperto davvero una prospettiva diversa. E credo che purtroppo ci sia ancora poca cultura, che però possiamo migliorare in questo, e io assolutamente sono contentissima di aver iniziato questo percorso. Immagino quindi che intorno a te ruotino diverse figure professionali. Quali sono le competenze fondamentali perché perché questi professionisti riescano a supportarti efficacemente? Sì, hai detto bene, Fede, nel senso che ci sono tantissime figure che ruotano attorno all'atleta che sono fondamentali. Penso per esempio all'allenatore o ai vice allenatori che hanno, cioè, credo che nello sport di squadra soprattutto riflettano, la squadra rifletta il loro modo di trasmettere la sicurezza o le emozioni. Quindi la comunicazione che loro hanno credo sia un aspetto veramente fondamentale. Inoltre anche penso alla figura del preparatore atletico e del fisioterapista, che devono riuscire in qualche modo a entrare in empatia con il giocatore, con l'atleta, e fargli capire quanto sia importante la comunicazione. Quindi non so, per un preparatore atletico saper far capire all'atleta quanto è importante lavorare dal punto di vista fisico e in che cosa lavorare. E quindi credo che siano aspetti fondamentali quelli comunicativi e psicologici. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Trovate tutti i nostri contributi su cuberadio.it e sui nostri social.